la battuta di bue al coltello, un piatto che può essere degustato solo due volte all'anno. Sai che lavoro che faccio io, Michele? Io faccio il rappresentante. Sì, è un lavoro duro, stressante, Michele. Parti la mattina presto, ma non sai se torni a casa la sera. Credi a me, Michele! Meno male che c'ho il mio momento di relax, la mia pausa pranzo. Se non ci fosse, Michele, bisognerebbe inventarlo. Michele, ma te lo sai che io c'ho un fratello gemello? Sì, ho un fratello. Ma cosa credi? Ma anche noi rappresentanti abbiamo fratelli gemelli. Solo che il mio non c'è più. L'altro giorno è venuta mia mamma nel cuore della notte, mi ha svegliata e mi ha detto: figliolo, ti devo confessare una cosa. Cosa, mamma? Dimmi tutto. Sei un fratello gemello. Chi? Io? Sì, te. E di chi? Di un fratello gemello. Ho capito, ma che fine ha fatto questo fratello gemello? E soprattutto, con chi l'hai fatto il fratello gemello? Cretino, l'ho fatto con tuo papà il fratello gemello. Ah sì? Ah bene. E adesso dimmi che fine ha fatto? Non c'è più. E perché non c'è più? È morto. È morto. Sì, è morto di fame. Di fame, sì. Ed è stata colpa tua. È stata colpa mia. Hai capito, Michele, cosa mi hai detto? Dice che è stata colpa mia. Perché quando eravamo nella pancia, tutta la roba che arrivava da mangiare per lui la mangiavo io, hai capito? Io ho un fratello gemello che non vedrò mai più della mia vita ed è morto di fame per colpa mia. Ma è un trauma che mi porterò dentro per tutta la vita.